tutti, oggi è lunedì della settimana prima dell'Airo, sono arrivati gli orari dei cancelli, iniziano ad esserci qualche problemino, io sto facendo la preparazione con pasta, spirulina e tutto di quant'altro che ci può tenere dietro. Sinceramente non so se arriverò alla fine questa volta, ci proviamo comunque. Ciao ragazzi. Mercoledì 19, 3 giorni prima dell'Airo, l'ansia si fa sentire, io sono tranquillo, sono calmo. Però cerco di mangiare il più non posso le cose che possono ottimizzare la mia performance. Vediamo se ce la facciamo. Vai, vai! Giovedì 20 giugno alle ore 14 indicatamente. Altro carico di carboidrati. La tensione si inizia a far sentire. E nell'aria, domani mattina si partirà per sempre di vacanza. Dunque gli eroi faranno gli eroi. Oggi, venerdì, giorno prima della gara. Stiamo partendo da Ferrara, abbiamo già caricato le bici, caricato tutto. Chi la dura la vince, vediamo domani come sarà. Tanto oggi c'è una fantastica bellissima giornata a Ferrara. Macchina già pronta, già pronti per partire. Venerdì, ore 15 circa, siamo già posizionati nel nostro albergo che dista 2 km dalla partenza, ottimo per il riscaldamento pre-gara. Forse c'è la pista ciclabile che porta direttamente a Siena. Adesso sto mangiando un po' di carboidrati, riso integrale, avena e quant'altro. Definire quant'altro, uova, oggi c'è, un po' di tutto. A stasera, ciao. Ah, ultima news. Dalle mail ricevute il programma è cambiato, il percorso è ritornato all'originale, vale dire 63 km per 3300 metri di livello con Panther Cepies e Pordò incorporato su sterrato. Ottimo! Ecco arrivato uno della T-Bike, quello che forse arriverà a termine della gara. Mi mando in culo, ma pensavo fosse fare una foto io. Poche ore al ritiro del pettorale. Tanto comprato, adesso forse compro la polo e la maglietta, o la maglietta o la polo, compro tutte e due, perché mi sento un eroe per un giorno. Comprati anche la felpa. Ok, siamo qua venerdì, ore 17 indicativamente, siamo al centro dell'arrivo e della partenza della Sella Ronda Airo, sono cazzo. Che ha comunque dei problemi tecnici, lo filmiamo. Ci piace ricordarlo così come l'anno scorso ancora peggio, a luna di notte a sistemare la bicicletta.
Eccoci qua, siamo alla colazione. Tutti vestiti di tutto punto. Armi segrete e non, ma siamo pronti. Buona gara. Bocca piena. Allora, vogliamo fare lasciare una dichiarazione ad Andrea Podini. Andrea, cosa, come ti senti? Allora, oggi mi sento un po' così, la giornata non ho dormito molto bene, c'è un po' di disturbo intestinale, però non so se riesco a salire sul podio, ma forse un quarto posto, riesco a prenderlo. Bene, bene. Mentre veniamo dal sorridente Confortini, cosa ci vuol dire? Ma direi che per essere la mia prima volta mi accontento di arrivare in fondo. Okay. E godermi il paesaggio. Li ringraziamo per il loro intervento e il contributo, grazie Stefano. Ci vediamo questa sera. Ciao. Finito la giro, la breve di 62 km, ci ho messo 9 ore qualche cosa, sono distrutto, inquadrami, fai vedere. Ritorna su. Oggi non sono mai entrato in pedalata, le gambe non giravano, il cuore stava su. Sono riuscito a fare tutto questo grazie all'FOLF tiranzato che mi ha dato una mano a fare la Hero, altrimenti io ritornavo a casa, ma ce l'ho fatta. Ultima.